Come va? Spero tutto bene. In questi giorni si è parlato molto delle nuove aggiunte dei videogiochi PlayStation 1 sul PlayStation Plus Premium. Abbiamo pensato di fare una lista di 5 giochi Play 1, forse non torneranno in questo servizio Sony e nemmeno acquistabile separatamente negli store Play 4 e Play 5. Lo so, non è una delle solite liste di giochi che si va a ricordare con tanta nostalgia, però bisogna anche stare un attimino coi piedi per terra e non sperarci troppo. E vi spiegherò anche il perché. Al quinto posto, Gran Turismo 1 e 2. Ho deciso di metterli nello stesso podio perché, seppur sono stati dei grandi titoli che hanno dato il via a una lunga serie di seguiti sempre sviluppati da Folifoni Digital, il motivo per cui non potranno tornare con migliorie è perché l'azienda non ha più le licenze sulle auto vecchie esclusive dei primi due capitoli. Risulterebbe troppo dispendioso andare a richiedere un nuovo contratto per poter rimettere poi successivamente negli store. O peggio, potrebbe avere le licenze in esclusiva un'altra azienda sviluppatrice di videogiochi da corsa. Quindi mettetevi l'anima in pace perché Gran Turismo 1 e 2 non torneranno. Così come anche il 3 e il 4 dei titoli Play 2. Al quarto posto, Tekken 3. È dall'era PlayStation 3 che negli store non si vede questo videogioco acquistabile, tantomeno adesso. Perché? Nel videogioco è presente un guest character, Gon, proveniente dal suo stesso manga, Gon. Purtroppo la licenza per poter usare questo personaggio è scaduta e difficilmente ricompreranno la licenza in modo tale da mettere nello store Tekken 3. A meno che non vanno a modificare il gioco e rimuovere completamente il personaggio, per poi sostituirlo con un altro personaggio che era stato scartato. Sarebbe un dispendio inutile di soldi per l'azienda Namco. Sono più concentrati a fare Tekken 7 piuttosto che a sistemare qualche vecchio problema di Tekken 3. Tanto fanno, vabbè, vi mettiamo Tekken 1 e 2 negli store Play 4 e Play 5, del 3 scordatevi che ritornerà. Al terzo posto, trilogia Crash Bandicoot. Come ben sappiamo, Activision detiene i diritti e gli conviene guadagnare sui remake e nuovi capitoli e spin-off come il recente Crash Team Rumble. Insomma, ci sono basse probabilità che le trilogie originali Play 1 possano tornare negli store Play 4 e Play 5 e nemmeno nel catalogo PlayStation Plus Premium. Al secondo posto, Medieval. La prima motivazione è la stessa dei remake di Crash e Spyro, ma la seconda motivazione è perché è già presente la versione Play 1 come sbloccabile nel remake. Quindi, quando acquistate i remake, avete anche il gioco Play 1 in un unico prezzo. È inutile mettere o nell'abbonamento premium o come acquisto singolo. Piuttosto dovremmo aspettarci una possibile aggiunta del secondo capitolo negli store, che al giorno d'oggi è difficile reperire la versione originale. Uno dei giochi che non vedremo nel PlayStation Plus Premium è sicuramente Kingsfield, ovvero il primo gioco della From Software. Questo gioco venne pubblicato nel 1994 da un piccolo team di sviluppo. Pensate che ci hanno messo solo 6 mesi per produrlo. Ovviamente parliamo della From Software, quindi le bestemmie ci sono. Eh sì, perché si tratta di un gioco di ruolo in prima persona dove dovremo affrontare vari mostri e creature che, sì, ci faranno smadonnare subito. In Giappone ebbe un successo veramente niente male, anche perché era uno dei primi giochi in 3D anche prima di Final Fantasy. Come al solito la From Software si basa più su una lore che su una storia vera e propria. E io sì che me lo sono finito, però raga non ci ho capito veramente niente. Un'altra cosa interessante è che di questo brand hanno fatto un botto di capitoli, in totale 7. Tra cui 2 capitoli anche per PSP. Se siete dei fan della From Software, sicuramente dovete provarlo almeno una volta. E raga, vi assicuro che bestemmerete tanto. Un saluto a tutti gli amici dei nerd dal Keb dell'Osteria dei Nerd. Dai, nerdaccioni, alla prossima!